Tra 5 minuti sono pronto, ci possiamo collegare quando volete. Radio Carro, la radio strana per gente strana che ti fa sentire strano. E la Madonna, è un chilo e mezzo lì, eh. Comunque il tuo era Madonna, Radio Carro, la radio su ruote, sempre in movimento. Buongiorno a tutti e ben ritrovati. Oggi parliamo di sport in generale. Allora, inizieremo con la Formula 1, parleremo un po' di questi europei e finiremo con una piccola notizia sulla MotoGP. Partiamo con la Formula 1. Ok, allora, sarà svelata, e ci sono, è già in giro in qualche sito, le foto delle nuove monoposto. Allora, dovete sapere che saranno presentate durante il Gran Premio di Silverstone, e c'è anche un motivo. Perché? Perché proprio a Silverstone, nel lontano 1950, ci fu il primo Gran Premio di Formula 1. Ecco, svelato l'arcano, come mai presentano queste nuove monoposto che sono praticamente completamente diverse dalle attuali. E adesso vi spiego quali saranno in breve queste nuove vetture. Innanzitutto avranno un musetto molto basso, quindi un'aerodinamica sarà molto semplificata, che con un effetto suolo, diciamo, diverso, visto questa nuova aerodinamica. Cosa succederà? Che l'effetto suolo per i piloti, quando si troveranno a sorpassare il loro avversario, non avranno più tutte quelle turbolenze. Quindi, visto che con le attuali vetture, con questo tipo di aerodinamica, provocavano molte turbolenze alle vetture. Ecco, con questa semplificazione, diciamo, non si otterranno più queste. Durante il sorpasso in effetto scia non avranno più tutte queste turbolenze. Ala anteriore e ala posteriore, ecco, saranno molto più aggressive, diciamo, ecco. Per renderla breve, ecco, è una vettura già con un look futuristico, ecco, da precisare è proprio questo. Adotteranno questa nuova configurazione sulle nuove auto 2022. Ovviamente poi sapete che anche i gomme cerchi saranno di diametro e larghezza non come questa stagione. Cioè, è quasi un 2.0 per la Formula 1, per cercare di nuovo quella competitività che c'era una volta e ritrovare veramente il tifoso, lo sportivo, ad appassionarsi nuovamente a questa Formula 1. E ora passiamo al calcio, e qui ci sarà anche una domanda per il buon Maurizio. Se andiamo a vedere, adesso faccio brevemente cosa succederà nei prossimi giorni, partendo dal 26, che ci sarà Galles-Danimarca e Italia-Austria. Beh, io qua Galles-Danimarca sarà veramente una bella partita. Italia-Austria dai, leggermente un po' più diciamo alla portata dei nostri giocatori. E rammento ciò che ha detto Maurizio: io vorrò vedere quest'Italia davanti a una Germania, una Francia, già il Belgio, se passiamo incontreremo la squadra di Lukaku, quindi una squadra chiamiamola fortina, ecco, tecnicamente molto più preparata. Poi va bene, il 27 c'è il Belgio
Bello, Belgio-Portogallo, Lukaku contro Ronaldo. Qua Ronaldo che abbatte un altro record, 109 gol di gol realizzati con la maglia della nazionale. Nella giornata del 27, ecco qua, vi stavo dicendo, Belgio-Portogallo e Olanda-Repubblica Ceca. Bellissima partita anche questa. Il 28, Francia-Svizzera, dai, leggera per la Francia. E nella stessa giornata ci sarà Croazia-Spagna, bella partita. E finiamo con il 29, Svezia-Ucraina e Inghilterra-Germania, partitone. E qui arriva la domanda per il buon Maurizio: visto il calciomercato che sta facendo il Paris Saint-Germain, io ti dico, Maurizio, ma non c'era la regola del fair play? Questo, ma, e questa la domanda è: ma il fair play finanziario non lo rispettano? E questa è proprio la domanda a buon Maurizio. Tu cosa ne pensi? Cioè, sta spendendo, vabbè che tra loro e il Manchester sono le uniche due società dove veramente hanno la liquidità di comprare, acquisire giocatori senza problemi, però c'è una regola, c'è la regola del fair play, perché non viene rispettata? Va bene, passiamo all'ultima notizia. Qui parlo della MotoGP e qui c'è una notizia non bella. Gireranno nel circuito di Assen e qui Morbidelli salterà la gara causa questo fastidioso ginocchio che continua a dargli fastidio, quindi salterà questa gara. Ahimè, si troverà il buon Valentino a cercare di lottare e tenere su questa Petronas. Va bene, dai, io nel calcio dilettantistico un po' tutto è fermo, vi dico la verità. Ci sono, ecco qui una cosa, si stanno delineando brutte notizie, perché ci sono molte società in cui stanno fallendo. Una di queste è una società vicino che ci fu una scissione, si fusero insieme due società, ma di due grossi paesi, non so se qualcuno conosce, Loggiono e Nibbiono, che sono due società del lecchese. Si misero insieme per tagliare un po' i costi, ma non solo quello, per dare portare dentro in questa società qualcosa di più. La squadra attualmente si chiamava, perché dall'altro giorno ha chiuso i battenti, Nibbiono Giono, è una squadra che viaggiava già in promozione e addirittura hanno vinto il campionato. Quindi, però, ahimè, hanno dovuto chiudere i cancelli perché il nuovo, e ripeto nuovo, centro sportivo creato da questa società non è agibile. Si sono accorti che il nuovo centro, credete, campi da calcio in sintetico, struttura nuova, non è agibile, quindi la società non sa dove portare i suoi giocatori, cioè l'intera società dove traslocare, e ha dovuto chiudere i battenti. Queste sono le notizie che arrivano. Io devo fare i complimenti a un mio amico che è presidente di una società che va nella serie professionistica, vince, Maurizio si chiama, della Leon, AC Leon e Football Leon, visto che ha due società, una di queste passa alla serie professionistica e gli faccio un in bocca al lupo. Perché questo? Questi piccoli complimenti, perché lo conosco, credetemi, ho 20 anni che lo conosco questo ragazzo, sono lui due fratelli, ma credetemi, l'impegno che ci hanno messo, a parte l'impegno finanziario, veramente notevole, e credetemi, hanno iniziato proprio dal basso e hanno costruito negli anni prima un centro sportivo, sono riusciti con le loro capacità, non dico perché a conoscenza, perché molti lo fanno a conoscenza, no, loro proprio per quello che davano, per quello che hanno dimostrato nei campi,
squadra calcio Milan nel tempo. E adesso, per chi è nei paraggi, vuole andare a vedere un buon centro sportivo, credetemi che a parte il calcio è riuscito a creare, a parte tutto in sintetico, campi a 5, 7, 9, 11 più beach soccer, quindi un bar veramente enorme. Quindi faccio pubblicità perché se lo merita, un bar veramente da prima categoria, e gli faccio i complimenti solo per questo, perché è veramente una persona che ha sempre lavorato, sempre dato tanto al calcio, ai ragazzi, e vi dico la verità che è una di quelle persone che sarà 7-8 anni che mi continua a chiedere perché non viene ad allenare da me, perché non viene ad allenare da me. La mia risposta, come tutti gli anni, e me l'ha chiesto in questi giorni, è sempre questa: gli dico, Maurizio, tu sei un amico, quindi io non verrò mai da te perché sei un amico. Io e te ci dobbiamo vedere a bere un caffè e a sfondarci di patatine con degli aperitivi, quello mi va bene, però il rapporto tra me e te deve essere, lo voglio unicamente come amico. E qua gli rinnovo i complimenti per gli sforzi fatti. Va bene, come dico di solito, è tutto qui da parte mia, da parte di tutto il gruppo, di quei bravi ragazzi di Radio Carro. Buona giornata, buon weekend, fate i bravi, questo sempre. Buona giornata a tutti. Radio Carro, la radio su ruote, sempre in movimento. Che t'aggia fa, che t'aggia di, tu si bella, mamma decesta, prima di sposarmi, che tu cucinava bene, e invece nu cazzo hai fatto quando ci siamo sposati. Te, mo quando parlo ti mette pure a fischiare. Quale fischio? Chi ha fischiato? Ho sentito un fischio. Che t'aggia fa, che t'aggia di, che t'aggia fa, che t'aggia di. Madonna mia, e che vuoi fa'? Tu sei bella, tu sei bella, ma te l'ha già fa. Che cosa? Te lo devo fare. Che cosa? Ti devo fare un bel pagliatone grosso. Un pagliatone che neanche quando te l'ha fatto tuo padre te lo puoi ricordare. E a chi vuoi fare lo pagliatone? Io prima di sposarmi era così contenta di sposarmi che te, che diceva, pensava, chissà quanta bella notte d'amore che passava con lui. E invece nu cazzo è fatta, è inutile che fischi. Chi ha fischiato? Sapevo fa l'amore e io me so scocciata. Che t'aggia di, che t'aggia fa, che t'aggia di, che t'aggia fa. Tu non sai fa l'amore e io non saccio cucinà. We'll be right back.
faccio un pagliatone, ti faccio un pagliatone, ah così prima o poi tutto va. Ma fan good. Non vara a cucinare. No, io non imbaro, non imbaro per niente. Se tu non impari a fare l'amore, io non mi imbaro a cucinare. Manga si macita de mazzotto, neanche se mi fai imbiccare, io non imbaro. Che taggia di, che taggia fa, 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 che taggia di. Che taggia di, che taggia fa. Ne, che vuoi fa, che vuoi fa? Mi vuoi picchiare? No, io ti voglio toccare. Ma io non saggio che ce n'ha. E io ti faccio un bagliatone. Che taggia di, che taggia fa. Che taggia di, che taggia fa. Che taggia di. Radio Carro, la radio su ruote, sempre in movimento. Buongiorno, buongiorno anche da parte mia, amici di Radio Carro, benvenuti 25 giugno, che giornata. Oggi doveva essere, ragazzi, una giornata per gli astronomi, per gli amanti dell'astronomia, per gli amanti dei paesaggi e per anche per chi, perché no, per chi ha l'hobby della fotografia. Doveva e poteva essere una nottata, una serata e una mattinata fantastica. Purtroppo motivi meteorologici non lo è stata. Adesso arriveremo al perché. Dico questo perché purtroppo piove, ragazzi, piove non forte, perlomeno ha smesso, adesso fa qualche goccia qua e là, però è piovuto anche molto forte. Non c'è stata una gran tempesta e un gran vento, però francamente devo dire che le strade sono di nuovo piene, non di lavi questa volta, di alberi addirittura, ma diciamo di tante foglie quasi lungo la strada. Ed sinceramente anche questa non è una situazione fondamentalmente tranquilla, perché le foglie, anche se sono fresche, non sono, diciamo, vecchie, ecco, sono fresche, cadute magari per colpa della pioggia o per colpa del vento, quando vanno sull'asfalto rende l'asfalto scivoloso, assume un fattore aderenza di circa di 0,4-0,3 ed diventa più scivoloso proprio del bagnato, quasi vicino al ghiaccio o alla neve, per così dire. Quindi bisogna sempre prestare un po' di attenzione, soprattutto quando si è nelle curve. Nelle curve, quando si è sotto gli alberi e vedete l'asfalto pieno di foglie, è buono frenare e prestare molta attenzione e passare soprattutto con calma. Detto questo, inoltre abbiamo un piccolo problema. Pensate, ne parlavo adesso con un mio collega che è, tra l'altro è un collega di colore, che poi sta parola di colore è una cosa assurda, io non ho mai capito questa espressione per indicare una persona dalla pelle nera, perché cosa vuol dire di colore? Perché il bianco non è un colore, un giallo non è un colore, primo, e poi in secondo luogo abbiate pazienza, Chi è di pelle nera rimane di pelle nera, lo è sempre. Invece noi bianchi, per così dire, se ci arrabbiamo diventiamo
diventiamo rossi, di colore rosso, diventiamo, cambiamo colore in base a qualche lineamento della pelle, se siamo anemici diventiamo ancora più bianchi, bianco pallido. Ecco, in realtà cambiamo spesso colore in base all'umore, in base in base alla situazione anche di salute. Quindi teoricamente la persona di colore dovremmo essere noi bianchi, no? Perché siamo noi che cambiamo il colore. Quindi già dire questa espressione per indicare una persona dalla pelle nera, dire di colore, è assurda. Sinceramente è grammaticalmente, sintassicamente totalmente assurda, senza senso. Detto questo, però, entrambi oggi abbiamo pensato, come sempre, da circa un mese a questa parte, quando arriva più o meno la fine maggio, lui come me ci togliamo scarpe e calzini e pantaloni lunghi. Infatti stamattina siamo usciti entrambi con scarpe aperte, tranquillamente, pantaloni corti, con la pioggia dirotto forte e temperature vicino ai 12 gradi. 12 gradi, 13 gradi più o meno ci sono. Ci siamo guardati entrambi, abbiamo cominciato a ridere. Certo che evidentemente non siamo proprio attrezzati per il tempo del tempo odierno. E lui mi ha detto, lo so, dice, io la sola idea di mettermi scarpe e calzini sinceramente mi viene l'orticaria. Dico, pure io, siamo gente del sud, siamo gente che ama il sole e l'aria calda. E ci siamo messi a ridere entrambi mentre caricavamo le nostre macchine sotto la pioggia battente e con le scarpe, con i piedi bagnati nel freddo. Mamma mia, a ridere tutte e due. E vabbè, detto questo, ragazzi, sapete com'è la pioggia è importante, ci mancherebbe altro, però non so cosa dire, ragazzi, perché sinceramente è che io la penso come lui. A me la sola idea di mettermi scarpe e calzini, francamente, proprio mi viene l'orticaria solo il pensiero. Questa pioggia non ha solamente danneggiato noi, in realtà ha danneggiato anche appunto gli appassionati di astronomia, di fotografia, eccetera eccetera. Perché? Perché oggi era l'ultimo giorno buono per vedere la superluna. Tra l'altro oggi avremmo potuto osservare la cosiddetta luna di Fragola. Si dite, perché Fragola? Perché assume un colore rossastro, ma non è per questo, perché in questo periodo sapete che ci sono le fragole. E quindi la luna appunto è stata chiamata dagli antichi luna di fragole, la superluna. Vi raccontate, buonanotte, scusate, vi ricordate quando nei giorni precedenti vi avevo parlato quando si avvicina al solstizio d'estate, quindi ai giorni più lunghi dell'anno, fino ad arrivare proprio al picco massimo, il 21 dicembre, quindi c'è stato questa settimana, e automaticamente eravamo un pochino più stanchi, se avevamo un pochino di sonno non dovevamo preoccuparci, perché era una questione proprio di una forte, fortissima gravità che la Luna esercita sulla Terra, perché si trova in questo momento più vicino al Sole. Bene, ecco, oggi era l'ultimo giorno, e quindi trovandosi più vicino, più o meno del 7% dalla sua distanza dalla Terra, è chiaro che le sue dimensioni appaiono più grandi, oltre anche per un fatto di effetto ottico. E quando la Luna, diciamo, è più grande, se abbiamo questa enorme superluna, la cosa diventa bella da fotografare, bella da vedere e quant'altro. E il colore rossastro viene dato dal fatto che, essendoci in realtà molto tempo al Sole, quindi pochissime ore di buio praticamente, nell'aria appare quello che adesso qua arriviamo su un altro concetto, che è il concetto della luce. Comunque cerchiamo di fare un po' di chiarezza. Sapete perché all'alba e al tramonto il sole noi lo vediamo di colore rosso, mentre invece nelle ore massime lo vediamo di colore bianco? Non è perché il sole che cambia in realtà il suo colore, non ci mancherebbe altro, è per un effetto. Intanto sto passando verso quella strada, quella scorciatoia di montagna sterrata, quindi ecco perché sentite molti rumori sotto la macchina, e devo dire che praticamente sto camminando sopra un letto di foglie, in pratica, proprio. E vi stavo dicendo, no? Perché? Proprio per un effetto della luce. Quando la luce, se voi prendete un fascio di luce e lo puntate sopra
direttamente, vi accorgerete che il colore principale che passa è il colore principalmente bianco. Mentre invece se voi spostate il fascio di luce su un prisma, no? O in questo caso appunto sull'atmosfera, quindi l'atmosfera di che cosa è fatta? Di vapore e acqua. Cosa succede? Che l'acqua fa da spettro e di conseguenza come l'arcobaleno, no? Sapete come funziona l'arcobaleno? Ecco, si divide la luce, no? A spettri. E cosa succede? Che in quel caso lì, essendo la luce del sole, che la parte della luce del sole che passa è quella più rossastra, ed è per questo motivo per cui noi lo vediamo rossastro. Di conseguenza, in quel momento in cui la luna, essendo più vicino, agendo una forza luminosa maggiore, ok, illumina le particelle di vapore e acqua della nostra atmosfera di colore rossastro. Chiaramente, essendo buio, lo vediamo soltanto nel punto esatto in cui si trova la luna. Ecco perché la luna diventa di colore rossastro, invece di chiamarla super luna rossa l'hanno chiamata la luna a fragola, perché in questo periodo, ripeto, ci sono le fragole. Tutto tra l'altro straordinario che io sinceramente tra poco mi fermerò in uno di quei chioschi che lasciano i contadini al lato delle strade. Sono praticamente della sorta di piccole capanne di legno aperte al pubblico. Una persona prende il suo cartone, c'è una sorta di cassetta dove tu metti i soldi e te la porti via. Cosa bellissima, sinceramente, basata estremamente sulla fiducia, devo dire, perché se uno va lì, prende quello che vuole prendere e non paga, non se ne accorge nessuno. Quindi immaginatevi voi, io, di che cosa bella che hanno dei prezzi che sono chiaramente molto molto un pochino più alti del normale, però ragazzi, che ve lo dica fare, le fragole appena colte, fresche, direttamente dal contadino, non sono quelle del supermercato. Pensate, sono tutte di colore rosso fuoco, rosso Ferrari, buonissime. E purtroppo invece, torniamo a monte, quanto spazio di quei discorsi, questo fenomeno non abbiamo potuto vedere. Per colpa di che cosa? Per colpa del tempo brutto. Persino a Roma era addirittura prevista una diretta su YouTube verso le 9 da parte del telescopio internazionale europeo per vedere questo effetto lunare. Purtroppo non è stato possibile farla, perché c'è stato tempo brutto, mannaggia la miseria. Quindi questa pioggia ha rovinato parecchie uova nel pianere, nel paniere. Incluso anche il sottoscritto, visto che francamente sento freddo, ho i piedi bagnati e sento freddo. Però almeno ha smesso di piovere, questo è già sicuramente qualcosa di importante. Ora ragazzi, no? Io vi ho parlato ieri che venerdì è una giornata dove mi piace dedicarla più che altro allo spazio, diciamo, sia un po' di cultura, alla scienza, alla fisica. Alla fisica, diciamo, dello spazio, dell'astronomia ed anche, diciamo, anche dalle nuove ricerche, alle nuove, un po' sulla scienza in generale, tolta, diciamo, un pochino dal virus e quant'altro, perché anche lì quando parliamo di virus è chiaro che lo parliamo da un punto di vista scientifico, però è l'argomento principe. Io ne parlavo l'altro giorno con Roby, sinceramente ha pienamente ragione, come ho accennato il discorso ho detto basta, cambiamo, perché si parla sempre solo di questo, e chiaramente non ha assolutamente torto, infatti è cambiato il discorso. Ecco, il venerdì non lo dedichiamo proprio a questo, ed partendo dal punto di vista della gravità, oggi cercherò di spiegarvi la gravità. Cos'è la gravità? Da cosa nasce la gravità? Perché esiste la gravità? E come soprattutto facciamo a crearla la gravità? Ecco, la gravità è una delle forze principali dell'universo, una delle cose che plasma esattamente l'universo. E non è una cosa molto semplice. Nonostante tutto, che noi abbiamo a che fare con la gravità, fin dal primo momento in cui siamo nati, perché il momento in cui siamo nati è un combattimento continuo che il corpo umano fa contro la gravità, perché quando siamo nella pancia, nel ventre materno, chiaramente essendo dentro un liquido la gravità non c'è,
c'è un minimo, ma in realtà non c'è. Nel momento in cui usciamo ci rendiamo conto di questa forza che ci schiaccia il terreno e che per vincere diventa difficile. Tant'è vero che prima cominciamo ad alzare la testa, poi cominciamo a gattonare, per poi alla fine cominciamo a camminare. Una cosa spontanea e necessaria, ma che alla fine che cos'è? È un modo per vincere la gravità. Ecco, la gravità, grosso modo, sappiamo che cambia in base alla grandezza di un corpo celeste. Un esempio: Marte, che è un pianeta alla metà del nostro, la metà della Terra, ha una forza di gravità pressappoco la metà della Terra. Il che significa che se noi andiamo su Marte e viviamo su Marte, siamo un pochino più leggeri, pesiamo di fatto meno. Su una persona che pesa 70 kg, su Marte ne pesa 35. E quindi ti senti pure, no? Ah, che bello, no? Ti senti tu hai tanto e quant'altro. È logico che presupporre che un essere vivente nato e cresciuto su Marte, sviluppato su Marte, probabilmente sarà più alto e magari più snello di quanto invece è una persona magari cresciuta su un pianeta, ad esempio, più grande della Terra e dove ha una gravità più forte. Se noi prendiamo un pianeta che può essere grande il doppio della Terra, è chiaro che la sua gravità sarà il doppio. Quindi pensate un po' quanto sarebbe difficile in realtà vivere in un pianeta del genere. Una persona che pesa appunto 70 kg in realtà arriverebbe a pesare 140. 140 kg saremmo quasi al limite della sopportazione del peso quanto riguarda le nostre ossa, oltre il fatto chiaramente che tutto premerebbe sui polmoni, eccetera eccetera. Ecco, questo è un altro concetto, ad esempio, che nei film di Star Trek, io sapete io sono un grande Star Trekista, sono concetti che vengono presi, diciamo così, come posso trovare la parola corretta? Per scontata? No, neanche per scontato, diciamo che non vengono presi in esame. Ecco, questa per esempio è una storpiatura, una forzatura per quanto riguarda, no, appunto i telefilm, perché è possibile che tutti i pianeti, asteroidi, dovunque loro vanno praticamente, qualsiasi posto dove loro vanno, la forza di gravità è la stessa che c'è sulla Terra. Noi recentemente, grazie al telescopio, abbiamo scoperto un pianeta che tra l'altro abbiamo chiamato la Nuova Terra. Si trova a una distanza enorme da qua, chiaramente, che però per i termini astronomici praticamente è come se si trovasse dietro l'angolo. Bene, questo pianeta è circa grande due volte, no, mi sembra tre volte la Terra forse, non vorrei dire una castoneria, però so che è più grande della Terra, è decisamente più grande della Terra, a parte il fatto che non gira su se stesso, a parte che quindi questo significa che c'ha delle zone costantemente di luce, delle zone costantemente di buio. A parte il fatto che logicamente dove c'è la luce costantemente le temperature sono altissime, dall'altra parte dove c'è il buio le temperature sono bassissime, facendo stare questi concetti e tutto quanto, si pensa che su questo pianeta in alcune zone ci può essere la vita. Il problema di base è che ha una forza di gravità maggiore e quindi riuscire a vivere lì per noi esseri umani sviluppati e cresciuti a forza di gravità 1, perché infatti la comunità di misura noi abbiamo preso chiaramente il nostro pianeta e quindi uno diventerebbe abbastanza complicato. Chi di voi per esempio ha visto i filmati di quando siamo stati sulla Luna e vedevano gli astronauti, no, saltellare sulla Luna per camminare, fare questi saltelli per camminare, sa benissimo che la forza di gravità della Luna è molto molto bassa, ecco perché dovevano saltellare per camminare e senza saltellare pure troppo, tra l'altro. Infatti si dice che, lo si racconta così, nel futuro magari avremo una sorta di alberghi situati nella Luna e che una delle attrazioni preferite sarà magari lanciarsi su una piscina a un'altezza di 100-150 metri, proprio per effetto appunto della gravità. Ok, adesso sto un po' spazzando con il discorso. Bene, ma come si crea questa gravità?
Ecco, il problema purtroppo è che la gravità delimita tutto. Cioè la gravità è una forza essenziale dell'universo ed è una di quelle forze che, almeno che per noi, ci obbligano ad andare nell'universo. Cioè, vi faccio un esempio: se una persona passa un periodo di tempo molto lungo fuori dalla forza di gravità, una persona chiaramente tende a diventare molto più debole, le ossa cominciano a diventare più fragili, chiaramente, perché in assenza di peso costante chiaramente i muscoli cominciano a rimpicciolire e quant'altro, fino al punto, sinceramente, che proprio il corpo umano stesso non sa dove sta un sotto e un sopra e avrebbe problemi. Ma non solo, pensate, non sarebbe nemmeno possibile in nessun modo coltivare delle piante, perché le piante, quando hai un seme, no, il seme tu lo metti appunto nella terra, in base a che cosa il seme sa che sotto, quando si apre, che germoglia, in base a cosa quel seme ha l'informazione genetica che sa che sotto vanno le radici e sopra vanno le foglie? Lo sa dal fatto che ha una forza di gravità che lo spinge verso il basso. Se manca questa forza, il seme non sboccia, perché è come se il seme fosse trasportato dal vento. Finché il seme è trasportato dal vento, lui non sboccia. Sboccia soltanto nel momento in cui va sul terreno, tocca il terreno e sa benissimo che sotto deve mettere le sue radici e sopra deve mettere le sue foglie. Quindi, che cosa significa questo? Significa che se non riusciamo a creare un ambiente di gravità artificiale, come appunto viene chiamata su Star Trek, non è possibile viaggiare nell'universo. Uno, perché l'essere umano tende proprio a liquefarsi, nel vero senso della parola, si ammala. Secondo, perché non potremo coltivare il cibo, in nessun modo. Non c'è modo di coltivare il cibo. Addirittura non si ha nemmeno la certezza, si pensa addirittura che una gravidanza portata nello spazio in assenza di gravità, non si sa nemmeno se il bambino può nascere, proprio perché c'è istituata dentro la nostra genetica del bambino, sa benissimo che per uscire dal corpo della madre deve andare verso il basso, deve spingere verso il basso. Cioè, io vi faccio un esempio stupidissimo. Quando nacque Amélie, la mia seconda figlia, hanno fatto tenere mia moglie praticamente sempre nel letto di fianco e dice: aspetta. Io dopo un po' dico: ma porcaccia miseria, ma abbiate pazienza, ma dico, perché deve stare di fianco? Ma perché, per la sua salute, perché il peso poi dà fastidio alle gambe, questo. Ho capito, ma se sta bambina deve nascere, mi scusi, come fa a capire che deve nascere, da quale parte deve spingere? Mica la bambina ha gli occhi e la luce all'interno per sapere dove sta l'uscita, mica lei sa dove sta l'uscita. E così lei invece si mette in piedi, la forza di gravità spinge il bambino verso il basso e la bambina sa che dove va la forza di gravità, sa che lì sta l'uscita. Infatti, contro la volontà dell'ostetrica, ho detto a mia moglie, dico: Nadine, basta, per piacere, fa come ti dico io, mettiti in piedi e stai così, e fatti una passeggiata, stai in piedi semplicemente. Ma mi fanno male le gambe. Dico: ho capito, ma così non nascerà mai la bambina. E infatti si è messa in piedi, tempo un'ora e mezza, due ore, è nata, che stranezza. Ecco perché non si sa nemmeno, queste sono test che non hanno ancora chiaramente provato. Cioè, è molto, veramente molto probabile che persino in assenza di gravità non è nemmeno possibile far nascere un figlio, far nascere un bambino. Ecco perché è necessario, se noi vogliamo viaggiare nell'universo,
in qualsiasi modo, sia che sia un viaggio lungo generazioni o che sia un viaggio lungo anche pochi giorni, magari pochi giorni è sopportabile, ma che sia lungo qualche mese, è necessario riprodurre la forza di gravità, una gravità artificiale sull'astronave. Dov'è il problema? Come si crea la forza di gravità? Come si crea la gravità? Non lo sappiamo. Questa per esempio è una di quelle cose, ecco, che vedete, sempre riferendoci a Star Trek, alla fantascienza, no? Quando si parla di teletrasporto si dice in modo scientifico come potrebbe funzionare un teletrasporto, si dice in modo scientifico magari come potrebbe funzionare la velocità a curvatura, ad esempio. Quando si parla di gravità artificiale non lo sanno, infatti non ne danno mai un accenno. Perché? Perché in realtà non lo sappiamo, e vi dico pure di più, non potremo mai sapere la risposta. Chi di voi ha guardato il film Interstellari, quello che dice in effetti il dottor Brand dice una cosa vera: non è possibile, non sappiamo come si crea la forza di gravità. Perché? Perché dovremmo andare a guardare dentro la singolarità di un buco nero. Ma siccome in un buco nero tutto entra e niente può uscire, nemmeno la luce, non sappiamo esattamente come si crea la forza di gravità. Però abbiamo fatto qualche esperimento e abbiamo scoperto nello spazio che se tu prendi dei granelli di sale, di sabbia, di zucchero, insomma quello che vuoi, dei granelli di polvere, li metti nello spazio, li lasci così, sapete cosa succede a questi granelli? Per una forza, per un motivo all'epoca sconosciuto e fondamentalmente ancora oggi in realtà sconosciuto, bene, si è notato che questi granelli si uniscono, si attraggono l'un con l'altro e si fondono l'un con l'altro proprio, e mano a mano cresce di dimensioni. Quando arriva ad avere un tot di dimensioni, automaticamente si crea una forza di gravità propria. Ecco, questo è un concetto che sta alla base di ogni cosa. Allora si è pensato: come mai accade tutto questo? E si è pensato alla cosiddetta materia oscura. Oh mamma mia, che cos'è la materia? Allora, innanzitutto abbiamo già dato il nome di materia oscura, il che significa, con il termine oscura, vuol dire che non lo sai. Oscura, cioè che tu non sai. Oscura arriva dal latino, no? Tu non sai in realtà che cosa sia. Quindi gli abbiamo dato un nome esotico. Si è notato nell'universo che dove c'è una forte concentrazione di materia ordinaria, la materia normale, quindi dove chiaramente vicino alle stelle, i sistemi stellari e quant'altro, si è notato che lì c'è una più forte concentrazione di materia oscura, cosa che noi non vediamo. Però abbiamo capito che la materia oscura fa in modo di attrarre le cose, di attrarre la materia ordinaria. Quando si arriva a una certa dimensione, un corpo qualsiasi comincia ad avere una forza di gravità propria. Adesso io so, qualche mente luciferina comincerà a domandarsi: oh mamma mia, allora che cosa è che tiene unito tutti i miei atomi? Perché quando vado nello spazio, se magari nella Terra quello che tiene uniti i miei atomi è la forza di gravità, e quando vado nello spazio perché il mio corpo fa in modo di l'assenza di gravità butta i miei atomi in giro dappertutto? Ecco, si pensa che sia appunto la materia oscura. È la materia oscura che fa in modo di aggregare le cose. Quindi vuol dire che senza materia oscura praticamente effettivamente i nostri atomi potrebbero fluttuare. Cioè la materia oscura fa in modo di tenere unito il nostro corpo, di tenere uniti gli atomi tra di loro. Quindi torniamo al nostro esempio della nostra astronave. Quando noi vediamo, ecco, un'Enterprise che ha una gravità artificiale, che l'astronave diciamo che è normale e che sopra c'è la gravità artificiale, bene, diffidiamo di questa cosa. Magari dice nel futuro potremmo capire come creare la gravità artificiale, non lo so sinceramente. Gli scienziati ci dicono che non è possibile,
che in realtà proprio non è proprio possibile, perché, lo ripeto, la risposta si trova all'interno di un buco nero con il quale è possibile magari saperlo, ma non è possibile portare le informazioni fuori. Quindi, se noi volessimo viaggiare nello spazio, cosa potremmo fare? Ecco, nei film di fantascienza più recenti vediamo appunto questa astronave che gira come una sorta di lavatrice, no? Una centrifuga che gira. Ecco, ma in quel caso lì si crea una sorta di gravità artificiale, non creata artificialmente, no? In qualche modo oscuro, fantasioso. Ecco, lì si crea semplicemente per la forza centrifuga. Molto molto semplice, no? Fai girare a una certa velocità e quindi tutto schiaccia lì fuori. Insomma, avete visto il film Sopravvissuto, no? Quel film quando lui rimane solo su Marte, ecco, vedete che quando loro si trovano nelle loro camere sono a forza di gravità e girano, nel momento in cui vanno verso il centro dell'astronave la gravità finisce in pratica, perché più si allontanano dal punto dove gira la gravità ce n'è sempre di meno. Ecco, questo è l'unico modo. E non so se qualcuno ha visto sempre il film Passeggeri, per esempio, ecco, lì fa vedere una nave generazionale che ruota su se stessa, praticamente a questa sorta di centrifuga enorme, ruota su se stessa e crea un ambiente artificiale. Cioè, questo è l'unico modo, perché in realtà come creare la forte gravità artificiale in realtà non esiste. Non sappiamo come si fa. La forza di gravità inoltre c'è anche un'altra importantissima funzione. Tramite i calcoli matematici di Einstein, come appunto ci dice il film Interstellar, è l'unica forza in grado di attraversare le dimensioni. È in grado praticamente di passare attraverso le dimensioni, incluso il tempo. Qui adesso andiamo sotto un altro concetto, il concetto del tempo, col tempo relativo e quant'altro, che grosso modo ne abbiamo accennato più o meno, mi sembra, un paio di settimane fa. Quindi per i più attenti, i nostri ascoltatori più fedeli, grosso modo più o meno si ricordano il concetto del tempo relativo, che cambia in base o alla velocità o alla forza gravitazionale di dove si trova. Ecco, per farla corta, ragazzi, se noi andiamo su un pianeta molto più grande della Terra, ha una forza di gravità maggiore. Ecco, il tempo trascorso su quel pianeta è diverso dal tempo trascorso sul nostro pianeta. Perché? Perché la forza di gravità agisce non solo sullo spazio-tempo, sullo spazio, ma anche sul tempo. Quindi vuol dire che la forza di gravità è capace, in teoria e anche in pratica, in realtà certo non possiamo mettere in pratica al momento, prima o poi lo faremo, ma è in grado di attraversare le dimensioni, incluso il tempo. Ecco perché nel film Interstellar si vede proprio verso la fine che lui, usando la forza della gravità, trovandosi all'interno di un buco nero, quindi potendo sfruttare la forza della gravità, lui riesce a mandare un messaggio addirittura nel passato. Riesce a trasmettere un messaggio nel passato. Tu potresti trasmettere un messaggio nel passato, ma volendo anche nel futuro. Dite, come nel futuro? Ecco, qua torniamo sempre a un concetto di tempo che talmente relativo, talmente astratto, francamente, che ne faremo, magari faremo un lungo approfondimento, non so, magari forse il prossimo venerdì. Mo vediamo, ora concentriamoci sulla gravità. La cosa importante che noi dobbiamo sapere è che la forza di gravità è in grado di attraversare le dimensioni. Quindi non soltanto il tempo, ma in questo caso anche lo spazio. Ecco perché si pensa che agendo sulla gravità è possibile creare una sorta di tunnel spazio-temporale, ricordate queste parole, no, della fantascienza, una sorta di tunnel in grado di attraversare lunghe distanze nel giro di pochissimo tempo. Perché? Perché se la forza di gravità è in grado di piegare lo spazio e di attraversare lo spazio, ideologicamente è possibile.
è effettivamente possibile. Tanto è vero che si pensa che all'interno di un buco nero, nella singolarità di un buco nero, se esiste un'uscita, quello che gli astronomi chiamano un buco bianco in quel caso lì, quindi una sorta di uscita, quindi tu entri in un buco nero, magari esci da una, esci, usciresti ideologicamente totalmente in un'altra parte. Poi qualcuno dice in un'altra dimensione, qualcuno invece ritiene che magari esci in un altro punto dell'universo, magari chissà dove. Siccome nello spazio è pieno di buchi neri di singolarità, e ce ne sono più di quante ne pensiamo, più di quante ce ne possiamo immaginare, non è che noi quando dobbiamo pensare a un buco nero ci pensa al buco nero supermassiccio che si trova al centro della galassia, no. Nella natura esistono miliardi di micro buchi neri, piccoli, magari piccoli come una particella, molto più piccoli di un atomo di un elettrone. Ecco, questi piccoli cunicoli, queste piccolissime singolarità, ad esempio, sono provocate dalla forza di gravità. Come si creano? Non lo sappiamo. Perché esistono? Non lo sappiamo. Come facciamo a individuarli? Non lo sappiamo. L'unica cosa che si pensa che esistano in natura queste cose è dovuta alla meccanica quantistica. E lo ripeto, qui andiamo su un altro concetto. E magari qua parleremo della meccanica quantistica. Tra l'altro io proprio ieri sera leggevo un articolo molto bello di uno studio dell'IGO negli Stati Uniti, dove sono riusciti a raffreddare un corpo solido di 10 kg di peso, raffreddarlo, portarlo al punto dello zero assoluto, ovvero 273 gradi, e quindi di portarlo quasi a uno stato quantistico. Anche questo è un concetto complicato da esprimere. Facciamo una sintesi proprio basilare. In natura tutto ciò si muove, le particelle sono sempre in movimento tra loro. Il movimento crea attrito, l'attrito crea calore, ok? Quindi se tu abbassi la temperatura, lo raffreddi, più la temperatura scende, meno movimento si crea tra le particelle. Quando si arriva allo zero assoluto, perché si chiama zero assoluto? Perché sarebbe 0 gradi Kelvin della scala Kelvin, ovvero 273 gradi sotto zero, gradi Celsius, quello che noi misuriamo, e a quel punto lì le particelle si fermano. Ecco, un conto, fino ad oggi loro hanno sempre preso pochi atomi, li hanno portati a questo livello, invece per la prima volta abbiamo portato un corpo addirittura di 10 kg a portare allo zero assoluto. In quel caso lì, quando le particelle sono ferme, immobili tra di loro, ecco, là è possibile cominciare a capire, forse si pensa che potremmo cominciare a intuire, a capire cos'è la meccanica quantistica, come funziona, eccetera. Sì, la quantistica, forse la mia vera grande passione della scienza, la quantistica, è un concetto veramente che un giorno magari ne parleremo. Nel frattempo ho deciso che per fare una bella discesa, tornando appunto alla gravità, ho deciso di sfruttare per intero la forza di gravità, togliere il gas dalla macchina, mettere in folle e lasciare che la forza di gravità spingesse la macchina verso il basso. Quindi in realtà, grazie alla forza di gravità, ho potuto fare un lungo tratto di discesa senza consumare carburante. Come? Grazie alla forza di gravità. Ecco perché, concetto banale, se sei in salita è faticoso, devi dare gas, e non sali, se sei in discesa basta togliere il gas e la macchina scende per conto proprio, grazie alla forza di gravità. Ecco, in base a che cosa agisce esattamente non si sa. L'altro giorno stavo guardando un video abbastanza stupido di un youtuber che giocava a un gioco, un videogioco, sapete, quei youtuber che giocano e fanno vedere, no, il gioco com'è. Sono abbastanza divertenti, devo dire la verità, da guardare, no? Ecco, questo ragazzetto, sto youtuber, praticamente giocava Alien Isolation.
ed c'era una scena quando lui praticamente verso la fine del gioco, la protagonista deve uscire e deve andare nello spazio fuori, ed andando nello spazio fuori praticamente lui si domandava agli altri, dice: come mai, come fa lei a stare attaccata a, diciamo, alla passerella? Ecco, come si vede appunto in Star Trek, in quel caso lì è corretta la cosa, quando mettono nella sorta di stivali magnetici. Ecco, i stivali magnetici praticamente tramite il magnetismo no, ti spinge verso il basso. Ecco, in quel caso lì è un concetto abbastanza semplice, ecco, da capire e da accettare. Poi addirittura dopo mi veniva da ridere perché diceva lui: come fanno a realizzare certe scene tipo il film Gravity, no? Ecco, il film Gravity non è che è stato girato nello spazio, è stato girato sulla Terra. E allora lui chiedeva, dice: come è possibile creare delle scene, fare delle scene così in assenza di gravità? Cosa c'hanno? Una camera dove hanno tolto la gravità? Ecco, questo qua purtroppo arriva, tra virgolette, l'ignoranza diciamo delle persone, ignoranza nel senso che ignora, nel senso che non sa esattamente come funziona la forza di gravità, cioè non esiste una camera dove noi togliamo la forza di gravità, non esiste, tanto è vero che vi ho raccontato l'altro giorno che sia Hollywood che un famoso produttore in Russia hanno prenotato la stazione spaziale per poter girare il primo film nello spazio. Infatti Mission Impossible, il nuovo Mission Impossible sarà girato sulla stazione spaziale, proprio perché per dare realismo e fare quelle scene senza gravità. Cioè, quelle scene di Gravity sono state realizzate con dei fili, eccetera, eccetera, insomma. Non puoi creare una stanza e togliere la forza di gravità, ma io non. Quando ho sentito una cosa del genere, sinceramente sono rimasto francamente allibito. Perché? Perché sia questo ragazzo che la gente che, come sempre sappiamo, che partecipa, che guarda questi youtuber, più che altro sono ragazzi, sono ragazzetti, no? Ecco, però essendo ragazzetti normalmente uno avrebbe dovuto studiare a scuola, così se uno avrebbe studiato a scuola avrebbe magari è stato attento quando si studiava, quando parlava il professore, avrebbe dovuto sapere che non è possibile togliere la forza di gravità da un pianeta. Non è possibile né togliere la forza di gravità e né fare, creare la gravità. Ripeto, pensate il mistero, no, purtroppo, della scienza. È una cosa che abbiamo a che fare costantemente. In ogni istante, fin dal momento in cui nasciamo, fin dal momento in cui moriamo. La forza di gravità è presente ovunque, dappertutto. Ecco, adesso lo ripeto, sto facendo un tratto in discesa senza gas, risparmiando carburante, e lo faccio di inerzia grazie alla forza di gravità. Adesso sto attraversando un tratto in salita e quindi sono costretto a dare gas, altrimenti la macchina non sale. Perché avviene questo? Per la forza di gravità. Ecco, noi abbiamo a che fare con questa forza costantemente nell'arco di tutta la nostra vita e non sappiamo cos'è, non sappiamo né come crearla e né come toglierla. Questo rimane uno dei più grandi misteri irrisolti e che probabilmente rimarrà irrisolti non si sa per quanto, forse volendo anche per sempre. Perché che cos'è che tiene unita la materia? Le cose in realtà non sappiamo, cioè non sappiamo il perché a un certo momento un corpo, quando arriva ad avere una certa grandezza, si crea una forza di gravità propria, che tutto lo spinge, una forza che spinge tutto verso un unico punto centrale. Detto questo è tutto, ragazzi, per oggi basta. Tra l'altro poi ho fatto una lunga preambolo senza nemmeno fare una pausa intermezzo, senza mettere una canzone, niente. Avrò fatto sicuramente contenti sia Fabio che Eugenio, che ogni volta mi dicono: ste pause con sta musica sotto, che scocciatura. Francamente la musica sotto e le pause servono perché innanzitutto stacca un po' il discorso e per variare anche gli argomenti. Poi mi permettano anche a me di prendere fiato, di bere un bicchiere d'acqua, perché sto morendo, c'è la gola che brucia,
dovrei parlare con l'altro praticamente per quasi 45 minuti senza tregua. Va bene, con questo è tutto ragazzi, io vi auguro un buon fine settimana, noi ci sentiamo lunedì, non abbiamo parlato della partita con l'Austria, non abbiamo anticipato praticamente nulla, chiaramente faremo una lunga analisi lunedì, sperando che vada tutto bene, che l'Italia passa il turno e che già sappiamo quale saranno l'avversario, il nostro avversario dei quarti di finale, però prima bisogna passare il turno con l'Austria. Non è una partita facile, attenzione, sarà una partita estremamente fisica, estremamente tattica ed estremamente complicata. Detto questo però io penso che giocando palla a terra, giocando in velocità con il nostro gioco come sa fare Mancini, non credo che dovremmo avere troppi problemi a sbarazzarci dell'Austria, sinceramente. Tra l'altro poi penso anche che l'Austria abbia già fatto una cosa grandiosa riuscendo ad andare avanti, quindi cioè oddio, è successo tutto, è successo pure Italia-Corea, Corea del Nord, insomma, quando noi nel 66 avevamo una nazionale comandata da un Inter che tra l'altro vinceva tutto in quegli anni, ha vinto Champions League, Coppa Intercontinentale e quant'altro, e poi siamo usciti al mondiale contro la Corea, insomma, nel calcio ci sta tutto, ci mancherebbe altro. Ecco perché bisogna sempre sempre fare tanta attenzione, però insomma io penso che dovremmo passare il turno senza troppi problemi, se veramente questa Italia è così forte come si dice. Un abbraccio ai miei ascoltatori, un bacio alle mie ascoltatrici, sempre sulla guancia, mi raccomando, passate un buon fine settimana, domani sera vedetevi sta partita in santa pace, in tranquillità, e noi ci sentiamo lunedì. Lunedì dove parleremo di calcio e anche di Formula 1, perché mi sembra che ci dovrebbe essere il Gran Premio addirittura di Formula 1. Non lo so, devo controllare ragazzi, sapete che quando guido non ho il computer in mano e quindi non posso controllare, non posso leggere mentre guido ragazzi, chiedetemi tutto ma non di leggere mentre guido, perché veramente se leggo al primo palo o al primo albero lungo la strada lo becco io. Ciao a tutti, a lunedì, fate i bravi mi raccomando. Combatterò, oh,
avventura.